Marco Pucci, uno degli ex manager della ThyssenKrupp, condannato per l'incendio che il 6 dicembre 2007 a Torino uccise 7 operai, ha chiesto la grazia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sdegno e dolore per Rosina Platì, madre di Giuseppe De Masi, una delle vittime, raggiunta al telefono dal nostro corrispondente Fabio Artesi. A 10 anni dal rogo della Thyssen, mentre i manager tedeschi condannati per omicidio colposo sono ancora liberi in Germania, il manager italiano Marco Pucci chiede la grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C'è indignazione da parte dei familiari. Molta indignazione, delusione e rabbia, che questa persona non si rassegna a fare la galera che gli spetta. Lui è stato già graziato, perché comunque sta facendo un terzo della pena che gli avevano dato. In più, questo assassino può uscire il giorno, andare a lavorare e va in carcere solo la sera, cioè più grazia di questa. Ma poi la grazia mica gli hanno dato l'ergastolo o l'hanno mandato ai lavori forzati. È una cosa veramente vergognosa, si dovrebbe vergognare, perché cioè, si ricorda adesso anche vuole la firma dei parenti, vuole la grazia dai parenti, ma lui si è mai preoccupato di noi parenti, a sapere come stiamo, come stavamo allora e come stiamo adesso? Cosa ne sa lui della vita che facciamo? Lui alla fine si farà 6 anni di galera, se li fa 6 anni e 3 mesi di galera, Lui è stato poi condannato a 6 anni e 3 mesi. sì, 6 anni e 3 mesi, lui si farà questi 6 anni e 3 mesi e spero che li faccia tutti fino all'ultimo minuto e poi sarà libero. Noi invece, mio figlio cioè in una bara e noi non siamo liberi, perché noi sì che siamo i veri condannati a vita, a soffrire le pene dell'inferno. Che ne sa lui di quello che passiamo noi? Perciò. Voi a Torino avete incontrato il Presidente della Repubblica. Che cosa vi disse in quell'occasione? Ma il Presidente della Repubblica aveva detto che noi era all'epoca che c'erano ancora i processi e ci aveva assicurato che avrebbero vigilato sui processi, perché anche lì noi eravamo preoccupati e avevamo paura che questi assassini non andassero in galera, che insomma, e niente, lui ci ha assicurato che avrebbe vigilato e insomma ci è stato vicino e spero che lo sia ancora adesso, che sia con noi, perché dare la grazia a questi assassini vuole dire non avere rispetto prima di tutto per noi, ma prima di tutto per i nostri figli. È come se li ammazzassero di nuovo, cioè non esiste proprio, è una cosa veramente che non deve succedere. Noi ci rivolgiamo proprio al Presidente Mattarella che non accetti questa grazia. È indignante, ma non solo per noi, è per la gente del mondo del lavoro che vuole lavorare in sicurezza. Se questa cosa viene fatta vuol dire che la gente non ha fiducia, e anche i datori di lavoro tanto vedono che nessuno paga. Insomma, non va bene, non va bene per la gente che lavora. La gente deve lavorare in sicurezza. Queste persone sono state condannate e devono pagare. Mentre l'autore, il massimo autore della violazione antinfortunistica è in Germania ed è libero ancora. Certo, lui è ancora libero, infatti questa è la cosa che ci fa arrabbiare di più, che noi sono 10 anni che lottiamo affinché questi assassini tedeschi vadano in galera e invece cosa succede? Che vogliono mangiare la casa quelli che sono stati arrestati. Cioè è una cosa veramente vergognosa, vergognosa, direi che è vergognosa e dire poco. Cioè noi stiamo lottando ancora che gli assassini vadano in galera e quelli che sono dentro già chiedono grazie. Non si fa così veramente. Meno male che sono di qua, guarda. Stanno dando la telefonata, io non voglio sentire. Ti ringrazio. Grazie a te.